IDM sui Tirol Alto Adige, questo è il nome dell'azienda speciale della provincia e della Camera di Commercio che riunirà dal 1 gennaio 2016 le società BLS, EOS, SMG e TIS. IDM Innovation, Development e Marketing. Il nome è l'acronimo dei tre concetti che dovranno essere programma e orientamento del nuovo prestatore di servizi per l'economia altoatesina. Ci siamo riusciti anche in breve tempo perché si è discusso da anni, diciamo, della necessità di mettere assieme queste aziende per trovarne le sinergie. Adesso ci siamo riusciti e avremo un budget per il mercato e meno budget per le strutture, perché ci saranno ovviamente le sinergie, ci sarà soltanto un ufficio per il personale, per darne un esempio, e non quattro, ma soprattutto ci sarà una comunicazione unica e univoca. I prodotti agroalimentari e quelli artigianali faranno pubblicità per la destinazione turistica e viceversa, e questo ci renderà più forti sui mercati internazionali. Rendere le aziende altoatesine più competitive, l'Alto Adige è il luogo europeo più ambito, questo è l'obiettivo di IDM che verrà raggiunto con servizi orientati al cliente nei settori dell'innovazione, dell'export e della promozione degli investimenti. Inoltre l'azienda speciale deve contribuire a guidare in modo decisivo lo sviluppo economico dell'Alto Adige e a commercializzare i prodotti locali in modo efficiente. L'obiettivo principale è la competitività dell'Alto Adige, noi lavoriamo per questo in differenti modi e tematiche. Un obiettivo naturalmente è anche, facendo ciò, tirare fuori sinergie più possibile per dare più peso su quello che possiamo fare, risparmiando nei costi e portando più forza verso il mercato. Per il marketing territoriale e turistico, per l'innovazione, per il trasferimento tecnologico e per il supporto all'export in futuro, in Alto Adige, esisterà solamente un interlocutore, IDM Südtirol Alto Adige. La provincia di Bolzano deterrà il 60% dell'azienda speciale, la Camera di Commercio il 40%. Sono convinto che mettere assieme queste forze non porta solo un miglioramento per quanto riguarda i costi, che è una parte, però non quella più importante. Quella più importante è di mettere assieme le idee per fare una fabbrica delle idee e una fabbrica di un pensatoio. E con questo, queste società che sono e che devono rimanere delle società di servizio possono essere al servizio della nostra provincia, della nostra popolazione, per il nostro progresso. Sono fermamente convinto. Hanno tutte le possibilità, adesso sono loro che le devono sfruttare. Il reparto sviluppo diretto da Hubert Hofer si occuperà di sostegno all'innovazione, del rilevamento di trend e dello sviluppo di idee per la location economica Alto Adige. Il reparto sales supporto, sotto la guida di Marcus Walder, sosterrà le aziende sui mercati in settore come la produzione delle vendite, le fiere o l'internazionalizzazione. Il reparto communication, affidato a Marco Pappalardo, riunirà le competenze riguardo le pubbliche relazioni e la comunicazione nei mercati. I tre segmenti saranno sostenuti dal reparto Administration gestito da Andrea Zabini. Complessivamente IDM Südtirol Alto Adige conterà circa 170 assunti fissi. Il programma delle attività per i prossimi tre anni è in via di elaborazione e per il lavoro operativo nel 2016 l'organizzazione ha a disposizione un budget di circa 40 milioni di euro.